Eccoci qui, ben ritrovati. Erano ormai le 23 ieri sera, un orario dunque piuttosto insolito, quando il Foggia Calcio, per mano del suo azionista di maggioranza Nicola Canonico, ha diffuso un comunicato ufficiale che faceva seguito in buona sostanza a quelli che erano stati i provvedimenti disciplinari che erano arrivati nel pomeriggio da parte del giudice. Cos'è successo? È successo che il Foggia è stato sanzionato con altri 4.000 euro per lancio di oggetti in campo durante il match casalingo contro il Messina. Ma il fatto è che, come dire, comunque questa è un'azione recidiva, perché nel match precedente, sempre allo Zaccheria, erano arrivati altri 4.000 euro di multa, e sempre per la stessa ragione. Badate bene, si legge nel testo del comunicato che la sanzione non è stata poi, come dire, ancora più onerosa grazie all'intervento dello SLO, del club rossonero, Domenico Cataneo, che si è attivato, insomma, per far rientrare il tutto nella norma. Questo che è successo ha, come dire, scatenato le ire del presidente rossonero, che quindi ieri sera a tarda ora ha diffuso questo comunicato in cui, in buona sostanza, stigmatizza l'operato dei tifosi, insomma, lascia intendere a chiare lettere che non si può andare avanti in questa maniera, perché si procura un danno, oltre che al club, anche un danno d'immagine alla città. Parole sacrosante che evidentemente ci sentiamo di condividere in toto. Ebbene, ha fatto anche di suo pugno direttamente il numero uno del club rossonero a prendere una posizione ufficiale, istintiva, visto e considerata che, poi ripetiamo, questo comunicato è stato diffuso in tarda serata alle ore 23. Canonico ha ragione quasi sempre, aggiungiamo, perché, ma lo diciamo molto serenamente, altre volte ci sembra che vada un attimino fuori binario. A cosa ci riferiamo più nello specifico? Beh, a quelle che sono stati alcuni passaggi della sua conferenza stampa post gara proprio con il Messina, quando tocca anche alcuni argomenti di natura tecnica che ci fanno semplicemente sorridere. Cosa ha detto Canonico nell'ultima conferenza stampa in riferimento, ad esempio, all'arrivo di Ferrante? Che quella è stata una sua intuizione, che se Ferrante si ritrova a Foggia è perché, come dire, è stato lui ad individuare il giocatore che faceva al caso del Foggia. Beh, noi non sappiamo sinceramente quale possa essere stata la reazione del tecnico Zema di fronte a una dichiarazione di questo tipo. Ricordiamo però che Ferrante è stato un calciatore che Zeman in qualche misura ha svezzato ai tempi della Roma e che quindi conosce molto bene. Ecco allora, caro Presidente, dividiamo le due sfere. La società assolutamente deve essere presente in questioni come quelle che riguardano la gestione più a 360 gradi il club, ma sulle questioni squisitamente tecniche lasciamo campo libero alla sfera tecnica, così evitiamo anche di fare confusione. Grazie, a domani, ci vediamo presto.